Amiche ed amici della Giovane Italia, qui per voi Matteo Vigliotti, pronto a raccontarvi tutte quelle che sono state le emozioni di una bellissima partita tra la Feral Pisalò e il Sud Tirol categoria Under 17. I padroni di casa si presentano al centro sportivo Rigamonti dopo una seconda giornata a dir poco complessa, 6-0. La sconfitta per mano del Milan, infatti Mauro Coltrini ne cambia 7 su 11, Armanini sarà il trequartista in maglia numero 10 dietro le punte Biritum e Bianchi. Risponde il Sud Tirol, reduce invece dal pareggio casalingo per 2-2 contro l'Udinese con Bricche e Guarise, i due centrocampisti davanti alla difesa, Volcani, il trequartista in maglia numero 10, la punta sarà Gabos. La gara parte subito molto bene per i padroni di casa, con Poli sulla corsia di sinistra, bravo a stoppare il pallone, un'occhiata in mezzo, il cross, Bianchi anticipa Bonifacio e deposita in rete, 1-0. Il bomber in maglia numero 9 è scatenato perché dopo aver siglato il vantaggio per i ragazzi di Coltrini concede il bis, Biritum recupera un buon pallone in orizzontale da Bianchi, stop di sinistro e sempre col mancino batte Bonifacio per la seconda volta. Ripresa che parte con il 2-0 per la Feralpi che subito dopo due minuti concede il tris, punizione di Armanini, Romani colpisce prima di testa la traversa e poi da due passi mette dentro. L'orgoglio del Sud Tirol si manifesta con Alili, il terzino appena entrato è bravissimo ad approfittare di un errore di Tondi, batte Bordiga e riapre i giochi. Qualche minuto dopo però capolavoro della Feralpi, Armanini va da Zulberti per Goffi, sponda per Davi che non può di certo sbagliare da quella posizione calando il poker, 4-1 e azione meravigliosa della Feralpi. Scatenato ancora una volta Alili, bravissimo a incunearsi al limite dell'area di rigore, fa partire il mancino e la mette là, doppietta per il terzino, la seconda dell'incontro. Ma a pochi secondi dallo scadere, ecco che arriva la terza, bravissimo Goffi ad aprire per Davi Capuzzo, incrocia il mancino e sigla il 5-2. Due assist per Goffi, due gol per Davi Capuzzo e il direttore di gara decide di fischiare la fine. Non c'è più tempo per altre emozioni. Grande risposta della Feral Pisalò alla sconfitta sul Milan. Batte il Sud Tirol 5-2.